l'importanza delle unità di frattura è legata al fatto che questo modello organizzativo è rivolto alla prevenzione terziaria, cioè alla riduzione del rischio di rifrattura. Quindi un modello che vede l'insieme di più figure in ambito sanitario, dalla geriatra al fisiatra, ma perché no anche al fisioterapista e all'infermiere. Un po' tutte queste figure possono veramente concorrere a ridurre quello che purtroppo rimane un dato drammatico, quello che una persona dopo una prima frattura possa nel corso degli 10 anni successivi avere dal 40 all'80% di possibilità di rifratturarsi. Noi stiamo parlando di figure all'interno dell'ospedale, quindi figure che sono presenti, figure che loro già fanno il proprio lavoro, quindi non costa niente fare un pool di persone che vede esattamente lo stato di salute di quel soggetto e quindi dà un'impostazione terapeutica. È chiaro che tutto questo c'è anche il caregivers. In questi casi c'è anche quello di impostare all'atto della dimissione alimentazione, stile di vita adeguata, attività fisica, per poi concorrere attraverso il richiamo e all'attenzione il paziente su quello che ha fatto o su quello che deve continuare a fare. L'aderenza alla terapia è una delle cose che noi più segnaliamo. Il paziente anziano e chi sta con lui o con lei dimentica questa aderenza terapeutica e quindi ahimè perde gli effetti di queste terapie e quindi drammaticamente si rifrattura, drammaticamente può aumentare il costo di questa frattura anche in termini di mortalità ed ulteriore disagio.